La transizione digitale e la transizione anche della mobilità costa, questo era innegabile anche relativamente a tutto ciò che è necessario cambiare nel sistema della mobilità. Il problema non è solamente legato al tema delle motorizzazioni, ma è anche un modo attraverso il quale si vive la mobilità, attraverso il quale si vive l'auto. Quindi parliamo di veicoli di nuova generazione, dove la caratteristica non è solo la motorizzazione, ma anche il sistema di connettività, quindi veicoli che hanno un costo più alto. Parliamo di veicoli che in questo momento sono posizionati sul mercato a prezzi sicuramente non accessibili a tutti e parliamo anche di una politica della nuova mobilità che stenta a decollare. Quindi per noi il tema della neutralità tecnologica è fondamentale in quanto siamo un'azienda di testing, di ispezioni e certificazioni, coinvolti nel sistema della mobilità in quanto siamo l'azienda per i servizi all'automotive non quotata numero uno al mondo e quindi assistiamo a questo notevole sforzo dell'industria per innovare nella mobilità. Sicuramente l'attenzione a quella che è la domanda in questo momento di transizione è qualcosa che vediamo con grande interesse anche relativamente al fatto di avere in circolazione mezzi non solo tecnologicamente più evoluti ma anche più sicuri. In questo momento ci sono forti dubbi, se guardiamo anche la domanda nella scelta del veicolo, veicolo elettrico sì, veicolo elettrico no, veicolo ibrido, quindi sarebbe auspicabile una rivisitazione del Green Deal nei contenuti ma anche magari nella tempistica, perché nessuno può negare la transizione e magari va resa un po' più concreta e adeguata a quelle che sono le esigenze di mobilità e alle capacità di spesa dei singoli cittadini. La transizione avrebbe necessità di uno svecchiamento del parco circolante, dove lo svecchiamento significa utilizzare veicoli di nuova generazione, non esclusivamente a trazione elettrica, perché i veicoli di nuova generazione sono dotati di sistemi ADAS, come tutti sappiamo da quest'anno alcuni di questi sistemi sono obbligatori sui veicoli di nuova immatricolazione, quindi veicoli nuovi, e questo contribuirebbe in maniera significativa a ridurre il numero degli incidenti. Nuova mobilità, veicoli di nuova generazione, non soltanto con motorizzazioni elettriche, e quindi supporto anche alla sostituzione per migliorare la sicurezza, sono dei temi che riteniamo molto importanti.